E adesso è il momento di incontrare un nuovo ospite. Lui arriva dalla Sicilia, ma nonostante tutti gli aeroporti vicini qui al Lago di Garda, lui è arrivato in macchina, non perché ha paura di volare, ma perché è un vero esperto di navigatori satellitari. È uno di quelli che lo usa anche per andare sul solaio. Signore e signori, dalla Sicilia con furore, Salvo Spoto! Buonasera, buonasera, scusate il ritardo, ma ho avuto problemi col navigatore satellitare. Perché? Perché ognuno ha il navigatore satellitare che si merita. Il mio è balbuziente, una rotonda me l'ha fatta fare 32 volte, mi si è girare, l'ho lasciato nella rotonda che ancora sta girando, ho chiamato un taxi e sono arrivato all'Azise, Spoto sono, perché ho scoperto che al giorno d'oggi ci sono tanti navigatori satellitari, con voce di uomo, con voce di donna, simpatici, antipatici, permalosi. L'altro giorno ero in macchina e ho detto, se ci andavo con la cartina, arrivavo prima. Per 3 giorni non mi ha parlato. Poi c'è il navigatore che c'ha il mal d'auto, che ogni 10 chilometri ti dice, per favore ti puoi fermare che mi viene a vomitare. Poi c'è il navigatore rap, per i giovani, il navigatore rap, che quando lo accendi fa così. Ciao, mi chiamo Ture, sono un navigatore. Dimmi dove vai e ti dirò chi sei. La strada è questa qua, la devi fare tutta. Ma ho scoperto che c'è anche il navigatore satellitare sardo della Sardegna. È risaputo che i sardi parlano al contrario. Vuoi del pane? Panne ne vuoi? Infatti il navigatore satellitare sardo è l'unico al mondo che ti indica il percorso al contrario, dal punto di arrivo al punto di partenza. E per farlo funzionare bene te lo devi far installare al contrario. Ed è l'unico, dico l'unico, navigatore satellitare che lo riconosci anche visivamente, perché è più piccolo degli altri, è peloso e nel cruscotto fa anche la sua bella figura. E quando lo accendi fa così. Ah, io sono Rosario Purceddu, il tuo navigatore satellitare della Sardegna. Per andare dove hai detto mi hai, la prima destra devi prendere per 1200 chilometri. Sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto. C'è un gruppo di pecore. Mi saluti fiocco di neve che ci voglio tanto bene. È arrivato sei. La Sardegna è così bella che ti sentirai rapito. Ah, io! Poi ho scoperto che c'è anche il navigatore satellitare di Totti. Di Totti è un navigatore satellitare a 2 colori, giallo e rosso. E nella tastiera non ci sono le lettere, ci sono le letterine. Una, la I di Ilari. Lui ti dice la strada, ma se tu sbagli, lui non ti rimprovera, ti sputa in faccia. Poi c'è il navigatore satellitare di Silvio Berlusconi. È un navigatore satellitare a doppio petto, modello antico, ma sembra nuovo per via del lifting e della bandana in testa. E quando lo accendi fa così. Mi consente, dove posso portare sua santità? Perché il navigatore è rispettoso. E il navigatore di Berlusconi lo riconosci perché sta nel cruscotto della macchina di Berlusconi. E là, nel cruscotto della macchina di Berlusconi, vicino al navigatore satellitare, c'è sempre una fotografia di Gesù bambino con una scritta sotto. Non correre, papà. Non correre, papà. Ognuno ha il navigatore satellitare che si merita. Spoto sono, grazie.